sente? Ok, allora, come ha già detto il prof, io mostrerò semplicemente, condividerò con voi un po' di esperienze che ho fatto in questi anni, per cui verosimilmente sono cose con le quali potreste cimentarvi anche voi tra qualche anno. Va detta solo una precisazione rispetto a quello che dovete fare tra un paio di settimane: la maggior parte degli esempi che vi mostrerò sono modelli finiti, quindi sono volti per più per mostrare il progetto che non per voi, per assumerne consapevolezza. Sono due finalità diverse, però fatto questo presupposto si possono comunque fare delle considerazioni tecniche ed espressive che vi potrebbero tornare utili. Introduco brevissimamente il progetto, giusto per avere un riferimento. Composizione architettonica 3, che adesso forse voi lo farete al terzo, comunque per noi era il quarto anno. Si trattava di progettare un centro parrocchiale, una chiesa, quindi un tema anche, diciamo, piuttosto lirico. E noi abbiamo approcciato questo progetto con un linguaggio architettonico che era determinato dalla scansione di alcuni setti tra essi paralleli che variavano l'inclinazione determinando così le forme del progetto. Questo modello qui è un modello al 500 che purtroppo non abbiamo. Quasi tutti gli altri modelli che mostrerò in foto sono disponibili lì in fondo all'aula se poi vorrete vederli dal vivo. Questo qui purtroppo non ce l'avevo io, però quello che mi preme trasmettervi di questo modello, che innanzitutto questo sì era un modello di studio, per cui più di tanto non definiva il progetto, anche se a quel punto lì era già abbastanza maturo, quanto voleva indagare il metodo espressivo. Quindi attraverso questo sezionamento anche proprio del contesto si voleva mettere in risalto l'idea del progetto, il concetto che ci stava alla base. E questo è utile per dire perché praticamente voi in qualche misura quando fate un modello dovete un po' chiedervi che cosa volete trasmettere attraverso quel modello. In questo caso non erano tanto le volumetrie, non era tanto il progetto, quanto il linguaggio che avevamo usato. Questo invece è il modello finito al 200, finale, e qui invece si vede che il tema è il progetto vero e proprio. Faccio due considerazioni su questo, proprio tecniche. Questo è fatto di cartoncino vegetale colorato. Cartoncino vegetale si sposava bene e poi la base invece è di cartoncino. Cartoncino vegetale in particolare, voi lo vedete colorato di bianco e può essere che vi venga chiesto di farlo. È una possibilità quella di fare un modello monomaterico. Quando lo colorate di bianco, un consiglio che vi do è quello di dare una mano prima, letteralmente a mano, scusate il bisticcio, in maniera tale che poi quando date con lo spray la vernice sia più uniforme e soprattutto faccia presa subito, perché se cominciate a dargli le mani in spray senza aver passato prima una mano con il pennello, il rischio è che il cartoncino continui ad assorbire e dobbiate dare molte mani, quindi sprecate un sacco di bomboletta, tempo e anche il rischio che poi alla fine si imbarchino le lamine, quindi piuttosto complesso. Invece tutto questo è stato tagliato a laser, ma sul taglio laser spendo due parole più avanti. Questa sezione mi serve solo per introdurre il seguente modello, quindi qua se vedete parliamo dell'edificio che è in alto a destra, diciamo così, quella era la vera e propria chiesa. La chiesa vista in sezione era qualcosa del genere e anche i colori verosimilmente erano questi, perché l'avevamo immaginato di cemento bianco. Questo modello è un modello al 100 che invece si trovate in fondo all'aula e la finalità di questo modello era quella di raccontare gli elementi liturgici all'interno della chiesa, che in effetti sono stati evidenziati e fatti in bianco proprio per questo motivo. Quindi due considerazioni su questo modello. La prima cosa è che appunto è completamente nero e rispetto a verniciare di bianco, verniciare di nero è molto facile perché è molto coprente e bastano veramente due mani e siete a posto, quindi anche dal punto di vista pratico tenetelo in considerazione. Mentre invece gli elementi erano stati stampati in 3D, in ABS, anche per il fatto che erano molto piccoli, quindi per comodità e per poterlo fare con una certa precisione li si è fatti così. Il forte contrasto ovviamente mette in risalto questi elementi che erano il tema di questo modello. Quindi ancora una volta, quando vi dico pensate a cosa volete trasmettere, in questo caso qui l'idea era trasmettere, mettere in luce quegli elementi lì.
la chiesa effettivamente per quella che è in qualche misura viene snaturata, perché se la ricordavate come era disegnata in sezione era completamente bianca, però è un'astrazione che in questo caso era utile per raccontare qualcos'altro. Vi faccio vedere altre foto. Invece qui una cosa un po' più pratica rispetto proprio al taglio laser. Quando fate dei tagli laser, soprattutto di elementi ripetitivi di cui avete molti pezzi, cercate sempre di ottimizzare lo spazio e il taglio stesso, perché finché sono poche lamine poco cambia. Però quando cominciate ad avere 3-4 lamine, tanti pezzettini, il taglio si traduce anche in tempo e costi. Quindi se riuscite a mettere alcuni lati in aderenza e sostituire due linee con una sola, quindi poi quando di fatto tagliate, fate un solo passaggio, risparmiate. E anche poi cercate di incastrare i pezzi in maniera tale da ottimizzare il materiale, usarne di meno. Un altro paio di trick sono, adesso purtroppo ovviamente non è evidente, però in alcuni punti il taglio non è continuo, è lasciato proprio uno spazio di un millimetro o poco meno di un millimetro, dipende un po' anche dallo spessore del cartoncino che state usando. Questo vi permette che i pezzi rimangano attaccati alla lamina e quindi poi sia più facile gestirli. Soprattutto se avete pezzi piccoli, il rischio è quello che si perdano all'interno della stampante. Facendo così li avete tutti ordinati, anche più facile da portare via e lavorarli dove dovete lavorare. E un ulteriore consiglio che vi do, soprattutto se lavorate con tanti pezzi diversi, è quello di numerarli, mettere un codice o qualcosina, e così quando ci lavorate sapete che cosa avete in mano. È un investimento che si fa all'inizio, diciamo così, quando si prepara il file per il taglio, però torna indietro. Cioè, magari vi sembrerà di star spendendo molto tempo, ma vi assicuro che è molto meno del tempo che ci impieghereste dopo. Adesso passiamo a un altro progetto, questo è Compo 2, che verosimilmente farete il prossimo semestre, se non sbaglio. Il tema era una residenza per artisti a Berlino. E visto il tema, quindi inerente all'arte, il nostro gruppo, i cui membri mi sa che sono quasi tutti di dietro, avevamo deciso di cimentarci con delle forme molto organiche, curve, anche per distinguerci da un contesto che era invece piuttosto rigido. È venuta fuori una cosa del genere. Ora, qui rispetto al modello a 200 della chiesa, guarda, lo faccio vedere velocemente. Qui vedete che ci sono le persone. Però faccio anche notare che l'inquadratura è molto più stretta. Se ci fossero state le persone, la scala è la stessa, le dimensioni sono paragonabili, ma se ci fossero state le persone in questa foto, probabilmente sarebbero dei puntini neri, cioè sarebbero quasi un elemento di disturbo. Quindi anche lì le persone, personalmente ritengo che siano qualcosa che dà una certa... permette di capire la scala del progetto, soprattutto a chi non è del nostro ambito. Secondo, anche a livello ideale, per quel che mi riguarda, è un qualcosa che mi piace mettere, perché fondamentalmente le persone sono gli utilizzatori finali del progetto, però può essere un'arma a doppio taglio, quindi valutate sempre se metterne, quante metterne, in che scala metterle. Se sotto il 200, cioè sopra il 200, quindi dal 500 in su, diventa difficile pensare di mettere delle pressioni. Okay. Invece riprese più strette come questo si presta. Ah, faccio notare un'ultima cosa. Qui, come nel caso precedente, il caso precedente c'aveva solo una preesistenza che si vedeva in alto a sinistra. In questo caso le preesistenze sono un pochino più sostanziose e sono tutte realizzate in cartoncino. Sono come delle scatole di cartoncino, prima stampate specchiate in maniera tale da avere le linee di stampa all'interno e non percepibili, e poi semplicemente incollate. È un modo molto semplice e molto elegante di fare le preesistenze o comunque il contesto. Un altro metodo che si può usare è molto simile, sostanzialmente il riempimento centrale, diciamo, lo si fa in cartone o qualsiasi altro materiale, si fa semplicemente una fascia esterna in cartoncino per rendere il perimetro dell'edificio. Qui c'è un piccolo focus, davanti all'edificio avevamo immaginato uno specchio d'acqua,
l'abbiamo realizzato con della carta allumiata che era di una confezione di biscotti, cioè è stata una cosa abbastanza casuale, però rende l'idea. Quando cercate di rendere l'acqua, immaginate di dover mettere un materiale riflettente, l'unico accorgimento che magari dovete avere è quello di scegliere qualcosa che poi non risulti in rilievo, perché ovviamente uno specchio d'acqua rispetto al piano di calpestio è più basso oppure allo stesso livello. Quindi in questo caso, trattandosi di un foglio, non era un problema, ma se mettete per esempio del metacrilato, fate un bordino, qualcosa che faccia percepire che ci sia un contenimento. Invece sulla tecnica che abbiamo utilizzato per rendere questo modellino, l'abbiamo stampato in 3D in gesso. Stampa 3D per motivi ovvi, nel senso che pensare di realizzare un edificio del genere a mano è estremamente complicato e non avrebbe richiesto uno sforzo enorme a fronte di un risultato magari discreto, invece con la stampa 3D ovviamente è molto più preciso. Viceversa in gesso e non in ABS per tre fondamentali motivi. Allora, vedete che il gesso ha una texture molto gradevole. Per le stampanti che abbiamo qui in università, il gesso rispetto all'ABS è molto più, mi verrebbe da dire, smooth in inglese. Cioè, in qualche maniera, la texture è più compatta, si vedono meno i livelli e poi è un materiale opaco, quindi si rapporta in maniera diversa alla luce. Se avessimo scelto l'ABS, di cui comunque ci sono degli esempi in fondo, sarebbe stato molto più freddo, riflettente, e quindi per l'idea che avevamo noi per questo modello, incompatibile. Questi sono altri modelli che ha realizzato il mio amico, nonché coinquilino Marco, che vedete lì, dietro seduto, con la barba, lo distinguete subito. Questo è invece una scala maggiore per il centro civico di Isola, Milano, e anche qui è stata usata la tecnica per mettere un forte contrasto, per cui l'edificio di fatto è quello che vedete in bianco più o meno al centro del modello, mentre il contesto è stato realizzato in nero. Anche qui, come prima, gli edifici di contesto sono semplicemente dei cartoncini, non è stato nemmeno messo il tetto, ma come vedete, soprattutto con il nero, non c'è una vera e propria necessità di farlo. In questo caso qui mi permetto di fare come per la chiesa che avevo mostrato, la chiesa nera, veniva in qualche modo snaturata per il fatto di essere nera. In questo caso l'edificio in sé è coerente con quello del progetto, perché effettivamente era immaginato bianco, comunque di colori molto chiari. Forse il parco antistante è più difficile da capire, perché effettivamente è un grande parco quello davanti alla zona di Garibaldi, e se uno non lo sa, con queste colorazioni può magari fraintenderlo o non capirlo immediatamente. Non era il tema, però comunque sono sempre considerazioni che uno deve fare a margine. In questo caso era più importante far risaltare l'edificio, per cui questo inconveniente passava in secondo piano. Chiedetevi, nel momento in cui fate scelte di questo genere, se è così anche per voi. Questo è sempre per composizione 3, sempre del mio coinquilino. Qui invece è stato usato il cartoncino vegetale più strati e anche qui colorato di bianco. Qui è molto particolare l'uso della resina per rendere il fiume. Richiede una certa lavorazione, però i risultati sono molto belli. E questo invece è un dettaglio, sempre lo stesso progetto. Qui invece faccio notare che è stato usato il metacrilato opaco. Il metacrilato sono sostanzialmente delle lamine sintetiche, plastiche, che vengono tagliate per lo più a laser. Esiste trasparente opaco di diverse lucido opaco, scusate, di diverse colorazioni, diversi spessori. In questo caso è stato scelto opaco proprio perché immaginarlo lucido avrebbe dato un effetto un pochino inatteso. Cioè, per esempio, si potrebbe immaginare un edificio di vetro fatto con metacrilato lucido. Questo non lo era, e per cui è stato fatto metacrilato opaco. Il metacrilato è molto bello, ha un piccolo difetto, pesa tantissimo. Poi se dovete fare... Scusa, è il forex, è la stessa cosa. Non so. Non è plastica, sì. Bianca, molto pesante. No, però non è... il forex è quello che si modella. Che si no, scalda. Il forex in Italia, molto rigido, si spetta. Vabbè. Non so se poi magari la composizione è diversa, però alla fine il risultato è più o meno uguale. Molto costoso, molto bello, molto ricco, ma non è. E anche così,
adesso faccio vedere due esempi che invece non sono nostri, sono di architetti affermati. Per il primo dei due vi chiedo di fare un gioco, diciamo così. Io vi mostro il modello e voi cercate di immaginarvi com'è l'edificio e poi lo vediamo assieme. La foto è tratta da un libro, questo è un progetto di Cino Zucchi, è la sede Lavazza a Torino, proprio di recentissima costruzione, e questo è il modello. Questo è l'edificio. E guardandovi un po' più o meno la reazione che ho avuto io quando ho sfogliato questa monografia, adesso non mi permetto di giudicare, però quel che è vero è che il modello in qualche misura, se uno non ha consapevolezza del progetto, può essere in qualche modo un po' fuorviante, perché è un modello molto chiaro, molto trasparente, che risalta molto in un certo modo rispetto al contesto, laddove invece il progetto, che non, cioè non che sia un aspetto negativo, è semplicemente la sua caratteristica, è molto aggressivo, nero, che anche a mio avviso si sposa con la sede di una casa produttrice di caffè, però questo era semplicemente per rimarcare il fatto: quando fate un modello pensate a cosa volete trasmettere. Forse semplicemente non conosciamo qual era l'idea di quel modello lì, magari quel modello aveva un'altra finalità che non era esplicita e per la quale assolveva il suo compito. Probabilmente non rende l'estetica di questo edificio. L'ultimo modello che vi mostro è in mostra a Parigi, lo trovate al Trocadéro, al Museo del Patrimonio dell'Architettura, e mi ha molto colpito. In questo caso si tratta di un modello tematico e concettuale, cioè non voleva esprimere, rappresentare un edificio, un progetto di per sé, ma come magari abbiamo fatto noi per il primissimo esempio, quello degli strati paralleli, voleva più che altro esprimere un linguaggio, un pensiero. In particolare si tratta di questo sistema progettuale che prevede tutte le pareti inclinate per dar maggior dinamismo. Adesso poi non sto a spiegare nel concreto, anche perché non saprei farlo, di che cosa si tratta questa idea. Però il modello che è stato realizzato per rappresentarlo è questo. È anche piuttosto grande, credo a occhio che occupi più o meno la metà della cattedra. Ed è quasi una scultura. E vederla dal vivo è molto affascinante ed è tutta circondata da una serie di schizzi che inerenti lo stesso tema. In questo caso, appunto, è astratto, ma perché è astratto il concetto che vuole esprimere, perché non si tratta di un vero e proprio progetto, ma di un'idea di progetto. E quindi semplicemente voleva essere un po' una suggestione. Io ho messo da parte, ho messo un po' di esempi, esperienze che abbiamo avuto e spero solo che vi sia servito un po' per suggestionarvi. Grazie.